Sembrava fatta quando al 39esimo del primo tempo, per questo fallo di Selvaggi su Salvadori, l'arbitro Pairetto assegnava un calcio di rigore. Palanca si incaricava della trasformazione. Da quel momento in poi il Catanzaro dilagava ancor di più e il Cagliari si faceva vivo in area avversaria solo in questa occasione con Virtis. Nel secondo tempo cambiava un po' tutto, Tiddia mandava in campo Piras che rilevava Bruniera e la prima linea del Cagliari acquisiva più efficacia. Qui abbiamo visto un doppio colpo di testa, Virtis-Piras. L'attacco del Cagliari ancora una volta in evidenza, qui è Virdis che tira del portiere Casari che para. La rete del Cagliari, la rete del pareggio del Cagliari arriverà ancora su calcio di punizione, ancora di Virdis, la palla che filtra tra la barriera arriva a Piras che insacca e l'1-1 che rinfranca il Cagliari che si getta nuovamente in avanti alla ricerca del gol della vittoria. Gol della vittoria che arriverà 10 minuti dopo al 36esimo con un'azione di Chiara, Selvaggi, Osellame. Ecco, la palla è a Selvaggi, cross per Osellame che tira, palla che batte sotto la traversa e va in gol. È il 2-1 finale. In chiusura una notizia, Tiddia forse ci ripensa, l'anno prossimo potrebbe ancora essere nel Cagliari.